Grazie, buonasera a tutti. Intanto consentitemi di salutare il mio amico che conosciamo da tantissimo tempo, l'onorevole Mantucci, presidente della Commissione del Sport, anche in nome dell'Italia Presenza, per il benvenuto, lo ringrazio per questa presenza. Ringrazio anche gli organizzatori, il bravissimo Alessandro Scolino che mi sta dando una grande mano, un sostegno, diciamo, per tutta una serie di iniziative. Attività che anche rivolte al mondo dell'impresa con varie proposte, senatore Pagliucci, Giacomo Mancini, sindaco di Rete, saluto, ho ricevuto una lettera, ho ricevuto proprio oggi riguardo a questo tema della città unica, che in questo caso è l'Unione dei Comuni, che appunto stata indirizzata sia a me che al sindaco Gasolino, che sono argomenti che stiamo dibattendo. Io vorrei, abbiamo fatto, adesso stiamo discutendo, vorrei precisare da un punto che da 6 mesi qua circa, da quando siamo alla guida di questa amministrazione comunale, ci siamo subito interessati a questo tema della metropolitana leggera di superficie, del collegamento, diciamo, nell'area urbana. Come voi sapete, uno dei temi alla base, diciamo, della nostra azione di governo è il potenziamento del sistema di trasporto pubblico urbano. Questo, voglio dire, è uno degli obiettivi principali della, tant'è che adesso, voglio dire, ne avevamo discusso per la verità anche con il sindaco di Rete, che si era dichiarato disponibile. Siamo partiti con questa idea della circolare veloce, delle circolari veloci che collegano la città di Cosenza, dovevano collegarla a quella di Rente e anche a quella di Castro Libero, per consentire ai cittadini di potersi spostare, diciamo, più facilmente all'interno dell'area urbana, limitando l'uso delle autovetture, quindi spostandosi dai vari centri attrattori. Quindi noi siamo molto interessati a questo tema della mobilità sostenibile e a come, voglio dire, questa possibilità si può raggiungere nel breve periodo, ma anche nel lungo periodo, nel medio-lungo periodo, attraverso la realizzazione, appunto, del sistema metropolitano di superficie. Noi ci siamo subito interessati a questo problema, ma non per rallentare, come qualcuno ha detto, conosciuto sulla stampa, o per far perdere il finanziamento. Tant'è che, voglio dire, chi ha anche degli incarichi istituzionali dovrebbe saperlo bene, neanche l'ingegnere Zinno che sta collaborando molto con il Comune di Cosenza, con il quale ci scambiamo sempre, diciamo, opinioni, e che stiamo arrivando anche alla conclusione di questa vicenda, diciamo, attraverso degli incontri molto frequenti. Sa bene che neanche 10 giorni fa la Commissione europea ha dato l'ammissibilità al progetto, diciamo, della metropolitana di superficie Cosenza, dell'area urbana di Cosenza. Questo vuol dire che in realtà non era ancora possibile fare questo appalto, tant'è che noi stiamo discutendo su proposte migliorative che possono ancora essere fatte sulla base, diciamo, di un progetto definitivo, che non è un progetto esecutivo, perché ci sarà un appalto integrato, un appalto che prevede che l'impresa poi realizzi i lavori, ma che nello stesso tempo presenti anche un progetto appunto esecutivo. E noi la Regione farà proprio, perché anche questo è un punto che bisogna sottolineare, la Regione sta svolgendo un compito per conto dei comuni, quindi anche per conto del Comune di Cosenza, e quindi a pieno titolo a discutere, diciamo, nel merito di un progetto, proprio per mitigare quegli aspetti che secondo noi, sia da un punto di vista trasportistico ma soprattutto da un punto di vista urbanistico, possano creare delle problematiche, diciamo, riguardo alla nostra città. Quindi noi abbiamo fatto i compiti a casa, adesso vedremo
come ha detto Monti recentemente, perché ci siamo più volte incontrati, vedremo anche quello che poi alla fine, quali sono i problemi, perché è vero che l'urbanistica può essere anche una materia complessa, però credo che i cittadini possano anche comprenderla bene, diciamo, se alcune motivazioni vengono spiegate. Così la Regione, molto intelligentemente, per questo ringrazio anche l'assessore Mancini, l'assessore Gentile, con i quali appunto si è sviluppato anche questo dibattito, si è arrivati, diciamo, anche alla possibilità che il Comune di Cosenza possa inserire all'interno di un bando di gara per l'appalto integrato delle proposte migliorative. Quali sono queste proposte? Se noi abbiamo tracciato, che qui dobbiamo dimenticare una cosa, Cosenza è la città capoluogo, io sono per la città unica, ho partecipato ad un convegno, ma sono per la città unica non prima delle elezioni, subito dopo, anzi ho detto che ho lanciato questa proposta insieme al sindaco di Rende e al sindaco di Castrolibero e di Montalto, perché questi sono gli interlocutori, diciamo, con cui adesso nell'area urbana ci dobbiamo confrontare, dicendo appunto che questa città unica è un obiettivo da realizzare, nella città unica di Cosenza. Cioè adesso il sindaco di Rende giustamente mi scrive l'unione dei comuni, perché Cosenza, lo dicevamo prima con l'onorevole Valducci, è una città che ha una storia importante, ha una storia, poi c'è un centro storico bellissimo che è pieno di arte, di architettura, è pieno anche, come dire, di valenze paesaggistiche, c'è la Villa Vecchia, c'è una città che è una città che c'è un centro storico bellissimo, quello che è sul Colle Pancrazio, con a valle i due fiumi, la confluenza. Ci sono dei personaggi importantissimi che hanno vissuto qui, sono nati a Cosenza. Quindi Cosenza, voglio dire, ha una valenza di città capoluogo e di identità fortissima, diciamo, nella regione, nell'area urbana, che non può essere tenuta, non deve essere necessariamente tenuta in considerazione. Quindi siamo per la città unica, non per l'unione dei comuni, perché la gente, adesso senza ipocrisia, è stanca di questi giri di parole. Io ho detto subito: facciamo l'integrazione dei servizi. Benissimo, i cittadini vogliono che ci sia un sistema unico di trasporto pubblico urbano, Cosenza, Rende, Castrolibero, facciamolo subito. E il sindaco di Rende mi ha detto subito di sì, pubblicamente. Facciamo una gestione del ciclo dei rifiuti integrata insieme, facciamo un discorso, diciamo, di attività culturali integrata. Queste sono le cose che vogliono i cittadini. Se poi ci vogliamo mettere a discutere su tavoli, discussioni, situazioni, voglio dire, unioni dei comuni, noi siamo per la città unica e possiamo partire da subito anche dicendo che chi è sindaco in questo momento dichiara e può anche sottoscrivere nel regolamento di non potersi candidare nel momento in cui ci saranno le elezioni per la città unica. Quindi questo proprio per favorire questo processo di unificazione, ma la città unica è la città di Cosenza, la città capoluogo, ecco, nessuno può pensare che questa città, voglio dire, possa essere in qualche modo periferia, insomma, in un ambito urbano. Ecco, adesso vorrei soffermarmi su quelle che sono, ecco, vedete il tracciato della metropolitana, come vedete è un tracciato che ha la parte est, c'è già un tracciato esistente che in parte è Ferrovie della Calabria e poi è Ferrovie dello Stato che arriva fino a Vagliolisi con Ferrovie della Calabria, mentre il tracciato, diciamo, della metropolitana che è stato immaginato, vedete, sulla città di Cosenza va sul Viale Parco col doppio binario e poi diventa una sorta di circolare sul Rende, sulla SS19 e sulla SS19 bis fino a collegarsi all'Università di Arcavacata. Tenete conto che l'università è l'Università della Calabria, non è l'Università di Rende, per cui l'Università della Calabria da sempre, dal progetto di Gregotti, doveva collegarsi alla città di Cosenza, cosa che poi non è avvenuto perché non è stato possibile fare questo collegamento. La metropolitana è di per sé un collegamento veloce, poi infatti le metropolitane sono interrate per la maggior parte perché non passano attraverso, diciamo, perché se no si rallentano, vanno sincronizzate, va fatta una sincronizzazione, diventano delle barriere anche nella città. Questo, diciamo, che non è una metropolitana da questo punto di vista, è un tram di superficie che collega, diciamo, la città di Cosenza attraverso il Viale Parco, dove, tra l'altro, faccio un inciso, sono stati spesi 25 milioni di euro
per creare un viale che si chiama Viale Parco, che, dove la connotazione principale, anche quella acquisita dai cittadini di Cosenza, è quella di un parco. Tant'è che i cittadini fanno footing, vanno con le biciclette, vanno sulla pista, sui percorsi pedonali. Adesso, come dire, mentre sulla parte, diciamo, legata a Rente, come vedete, c'è stata questa idea di non proseguire lungo il viale, ma di fare questa circolare, che questo tram in superficie che, diciamo, gira per Rente. Questo in realtà, come vedete, non è un collegamento veloce, ma è un collegamento di Rente con l'università e poi a Cosenza, diciamo, sul Viale Parco, attraverso questo doppio tratto. Allora, noi cosa abbiamo? Questo è il progetto che c'è allo Stato, che è stato discusso negli anni, è partito molti anni fa. Noi abbiamo pensato che questa idea di metropolitana, per quanto riguarda le prerogative proprie del Comune di Cosenza, ma anche quelle che sono le aspettative dei cittadini, quelle che sono le connotazioni urbanistiche, perché pensate, il Viale Parco, dove c'era una volta il rilevato ferroviario, in realtà adesso ha unito la parte di Via Popilia, la parte est della città, con il resto della città. Si è creato attraverso il Viale Parco un elemento di connessione urbana, perché il rilevato era una frattura. Quindi, cosa abbiamo proposto noi? Abbiamo dato dei parametri in cui nell'appalto integrato, dove l'impresa parteciperà non solo con l'offerta economica, ma anche con il progetto esecutivo, chi più si avvicinerà, diciamo, a questi indicatori, a questi parametri che noi abbiamo detto, che noi inseriamo nella variante migliorativa, potrà avere successo, diciamo, nella aggiudicazione dell'appalto. Noi abbiamo detto intanto che questo tratto che è già esistente di Ferrovie della Calabria sulla parte ad est possa essere riutilizzato, anzi, se era possibile addirittura poteva essere un alternativo al Viale Parco, anche perché noi immaginiamo una città che si espande anche ad est, dove c'è il ponte di Calatrava, dove c'è il planetario, dove lungo il fiume si può fare un lungo fiume attrezzato, dove possono nascere degli edifici anche con volumi e altezze diverse, possono nascere delle piazze. Quindi poteva essere addirittura, siccome già esiste questa separazione attraverso il fiume, riqualificandola con questo lungo fiume, con questa ferrovia elettrificata e con queste stazioni, poteva addirittura diventare un elemento di espansione e di qualificazione della città ad est, fino a Bagliolise. Oppure, in alternativa, comunque, voglio dire, sempre pensando che nel progetto questo tratto, che vedete è quasi parallelo al Viale Parco, quindi si trattava in realtà di evitare una spesa per ricostruire questo tratto sul Viale Parco e quantomeno per Cosenza, perché io, diciamo, posso discutere da Cosenza, Viale Giacomo Mancini, esatto. Il sindaco di Rente puntualizza, e giustamente, ma io a Cosenza lo conoscono come Viale Parco, quindi se sei di Cosenza, come dipende, penso che sei pure tu di Cosenza, sicuramente, oltre che come Viale Giacomo Mangini, lo conoscerai anche come Viale Parco, quindi con la connotazione appunto di parco, tant'è che quella è un'opera finanziata nel progetto, nel piano di sviluppo urbano, non come strada, ma come piano, come opera di qualificazione urbana, soprattutto con la connotazione appunto di parco. Andiamo avanti. Quindi noi cosa abbiamo detto? Intanto il Viale Parco non può essere, siccome sono stati spesi 25 milioni di euro, non può essere di nuovo distrutto dalla cantierizzazione, diciamo, per riportare di nuovo questo tracciato che prima c'era ed è stato tolto, e non può in qualche modo perdere questa connotazione di parco. Quindi una delle prerogative è questa, diciamo, del progetto migliorativo. La parte, diciamo, di viale, di connotazione di parco deve restare, anzi il verde non deve essere toccato. Avanti, sì. Beh, addirittura noi diremo nel progetto di variante che proponiamo come migliorativo che non deve essere toccata la parte verde, anzi la parte verde deve essere ampliata per dare maggiormente questa connotazione verde
al viale, di parco al viale. Vedete infatti addirittura in queste due sezioni che la parte, diciamo, di verde del viale viene addirittura, la sezione longitudinale viene addirittura aumentata. Questa è la testata, diciamo, dei due fiumi, che arriva ai due fiumi. Quindi, primo punto, non toccare la parte verde, non toccare almeno una carreggiata. Potenziare, se possibile, quella struttura già esistente e elettrificarla, che è di Ferrovie della Calabria, con le stazioni che già esistono. Vedete qui, se proprio, voglio dire, deve restare sul viale il tracciato, perché questo l'impresa non riesce a farle con le cose, a questo comunque tener conto che appunto la sezione verde non può essere toccata, e non può essere toccata neanche una carreggiata, perché noi dobbiamo pure pensare che, sia per evitare di spendere più volte sempre le stesse e utilizzare risorse costruendo e distruggendo, diciamo, negli anni, sia, voglio dire, per... E questo è possibile, perché vedete che qui aumenta in questa soluzione alternativa, addirittura, anziché, perché nella soluzione che ho visto poi, che adesso poi è stata in qualche modo abbondantemente discussa, c'erano questi due tracciati a ridosso della parte centrale, che ridicevano la parte centrale, diciamo, quasi ad un marciapiede, e le due carreggiate stradali, così che, voglio dire, con addirittura una sezione longitudinale con delle barriere, con delle ringhiere alte a 90 cm, guardarelle dall'altra parte, quindi due ringhiere e due guardarelle. Noi abbiamo detto, non bisogna diminuire la sezione verde, non bisogna toccare una carreggiata, non bisogna mettere ringhiere, voglio dire, a protezione, che sono alte 90 cm e costituiscono una barriera e quindi una separazione tra la zona destra della città, tra via Pupilla, che vogliamo riconnettere, che è stata riconnessa al tessuto cittadino, e il resto della città. Queste sono, diciamo, le indicazioni. Ovviamente il progetto, vedete la sezione come si amplia, anche con il doppio tracciato della metropolitana, eventualmente, come si la sezione verde. E quindi, voglio dire, queste proposte, noi siamo già pronti a portare, diciamo, all'attenzione queste proposte e a poterle integrare, diciamo, nell'appalto che la Regione ormai si farà. Quindi noi non abbiamo rallentato nessun processo, anzi, noi abbiamo fatto i compiti a casa, abbiamo trovato delle soluzioni, io credo che siano abbastanza comprensibili e che la città possa capire qual è la preoccupazione che abbiamo rispetto a una questione di tipo urbanistico sul Viale Parco. Certamente questa metropolitana dovrà servire per questi collegamenti, anche con l'università. Non si può pensare che questa diventi un elemento solo di separazione della città e poi si faccia una circolare o un tram che collega Rende con l'università. Questa a noi non ci interessa, noi dobbiamo, e io in primis come sindaco di questa città, devo pensare agli interessi dei cittadini di Cosenza e a questa città che deve riassumere questa centralità che ha sempre avuto e che non può, voglio dire, perdere, che sicuramente poi non perderà. Ma poi c'è la stazione di Vagliolise, che diventa una stazione centrale in questo processo, sulla quale, voglio dire, stiamo portando avanti dei progetti, appunto, in modo tale da integrarla meglio. Questa diventerà la porta commerciale ad est della città. Quindi io mi scuso se devo andare via, quindi posso assistere agli altri interventi, perché c'ho un volo alle 7 per Treviso, per una questione che riguarda la raccolta differenziata e la valorizzazione dei rifiuti, per cui vi auguro una prosecuzione di questo convegno, che sicuramente sarà molto interessante. Ringrazio di nuovo, saluto nuovamente il mio amico Mario Valducci, Giacomo Mancini, Giambattista Caligiuri, saluto i presenti, il sindaco di Rende, sicuramente l'ingegnere Zinno, con il quale abbiamo portato avanti, diciamo, queste idee che ha condiviso, potrà poi andare maggiormente nel dettaglio di queste soluzioni. Grazie, buona serata a tutti.